Scusate la temperatura, ma ci si è rotta la caldaia e quindi abbiamo provato a chiamare qualcuno di dovere per aggiustarla, ma non ce l'abbiamo fatta, non ce l'abbiamo fatta entro oggi, quindi scusa un attimo per il freddo. Preambolo su quello che sta succedendo, su come sono nate queste iniziative delle lezioni. Questa è la sesta lezione che facciamo, abbiamo intitolato Lezioni contro lo sgombero, gli abbiamo dato un sottotitolo da una canzone dei Pink Floyd che è We Don't Need No Education, giusto per contestualizzare, Lezioni contro lo sgombero perché come credo che sappiate, se non tutti, quasi tutti, è da parecchio tempo che l'università ci minaccia questo spazio di uno sgombero. Noi già da quasi 2 anni abbiamo cercato di aprire una linea di discussione con l'università per trovare una sede a Bartleby, che fosse questo, che fosse un'altra, l'importante è che ci permettesse di continuare le nostre attività. Questo dialogo non c'è in realtà mai stato e di fatto siamo ancora qui a affrontare l'opzione. La possibilità che avvenga uno sgombero. C'è stato un simpatico rigirare la patata bollente tra l'università e il comune. A un certo punto sembrava che si potesse avere una nuova sede, insomma, nulla di fatto, e siamo ancora qui con una minaccia pendente. Siamo anche contenti di essere qua subito dopo le vacanze natalizie, che essendo un periodo in cui tutti vanno a casa o Bologna comunque si svuota, non era detto che ci trovassimo qua, invece siamo qua. Diciamo che ci è venuto in mente di organizzare queste lezioni per 2 motivi. Il primo è perché una delle cose che diceva il rettore Luigi è che tutta l'università ci voleva fuori dalle sedi dell'università, e invece voleva dimostrare che c'è una componente dell'università che ci vuole, che pensa che Bartleby possa essere un'occasione di incontro, di dialogo e soprattutto di sperimentazione, dove i saperi hanno un'importanza. Quindi abbiamo chiesto la collaborazione a diversi docenti. Giovanna Cosenza è una di queste, ci ha dato la sua disponibilità. Oltretutto, le lezioni che stiamo organizzando sono a tutti gli effetti un tentativo di rinnovamento, di sperimentazione all'interno dell'università. Come credo vi sia capitato, in università i corsi sono molto veloci, spesso sono impostati in maniera che non si riesca a elaborare criticamente quello che viene spiegato. Invece uno dei tentativi di Bartleby è sempre stato quello di prendersi il tempo e soprattutto cercare di fare in modo che ci fosse sempre un elemento critico all'interno delle lezioni, che i saperi fossero circolassero in maniera critica e venissero rielaborati. Da questo punto di vista, in genere chiediamo sempre la collaborazione, la presenza attiva di chi partecipa alle lezioni, quindi non essere spettatori, ma essere spettatori attivi, cioè presenza attiva. Fino adesso le lezioni, devo dire che non hanno deluso, abbiamo avuto lezioni molto, molto partecipate. Sono convinto che anche questa serata possa andare così. Terminata l'introduzione, al mio lato Giovanna Cosenza. La lezione è su un tema che ritorna a ondate. In questo momento sembra quasi che non se ne stia trattando. Il tema è il rapporto del movimento di Beppe Grillo, o della figura, anzi della figura di Beppe Grillo, con i nuovi media. Sul tema su cui la professoressa Cosenza ha scritto anche diversi interventi. Il tema dei nuovi media, tra l'altro, è molto interessante anche per chi sta dentro una realtà come Bartleby, una realtà di movimento, dal momento che è stato uno degli elementi che ha caratterizzato molti movimenti in giro per l'Europa. Grillo è stato centrale nell'utilizzo dei nuovi media per quel che riguarda l'Italia, con delle differenze significative anche rispetto ad altri paesi. Non mi dilungo, ovviamente lascio direttamente la parola e ti ringrazio ancora. Grazie per questo invito. Dunque, io non voglio fare il monologo, per cui lancerò degli spunti, poi tu stesso mi hai detto che avevi delle domande, insomma. Anche perché poi in particolar modo il tema che è Grillo, Movimento 5 Stelle, nuovi media, eccetera, sarebbe
una contraddizione in termini, parlarne in termini, parlarne sotto forma di monologo. Allora, da dove cominciare? Io sono una studiosa di comunicazione, sono analista della comunicazione, quindi vabbè, ho una formazione filosofica e poi mi sono orientata agli studi filosofici. La mia direzione è la filosofia del linguaggio, quindi analisi del linguaggio, filosofia analitica del linguaggio. Dopodiché la mia scelta fu subito Umberto Eco, quindi semiotica con tutto quello che questo comporta. Dopodiché insegno a comunicazione e insegno proprio semiotica in varie applicazioni di questa disciplina. Quindi quando affronto Grillo, i miei settori di ricerca negli ultimi 5-6 anni sono essenzialmente comunicazione politica e voice media, e intendo che restino questi per un po'. Mi piace, mi interessa, mi fa stare nel mondo, no? mi fa sentire di fare anche cose utili, dei limiti in cui si può sentire di fare cose utili, ma insomma ognuno ci mette il suo piccolo contributo, e quindi intendo continuare. Quindi quando affronto qualunque fenomeno politico, lo prendo dal lato come della comunicazione, no? Analisi del linguaggio, del rapporto del leader, del movimento, dei politici, del politico con i media, quindi l'uso dei media, il modo in cui comunica, è tutta una serie di annessi e connessi. E quindi diciamo che dal punto di vista della prendere posizione, questo mi procura spesso dei fraintendimenti, anzi sempre, perché è chiaro che io ho le mie posizioni politiche, però nel momento in cui faccio analisi, faccio l'analista, e cerco di smontare che cosa fa dal punto di vista dell'uso del linguaggio, dal punto di vista dell'uso dei segni, dal punto di vista dell'uso dei media, un leader, un movimento, perché c'è anche un tema di comunicazione dei movimenti, io trovo, prendo i difetti in base a un'analisi del come quei soggetti usano alcune tecniche o non le usano, lo fanno in maniera esplicita, progettata oppure implicita, casuale. Questo è quello che faccio. Quindi quando dico che qualcosa funziona o non funziona, ho dei parametri che riguardano l'efficacia. Cos'è l'efficacia? L'efficacia è: vuole quel soggetto ottenere determinati effetti, no? Li ha progettati? Vuole ottenerli? Se li ottiene è efficace, se non li ottiene è inefficace, non è efficace. Quindi io cerco sempre di analizzare le tecniche, gli strumenti. Il linguaggio è uno strumento, è una tecnica, questo diceva già Platone, no? Tecne, cioè il senso di tecnica, tecne, abilità. L'alfabeto, diceva Platone, è una tecne. Quindi finanche l'alfabeto, che sono i mattoncini elementari dell'uso di una lingua, quindi in questo senso tecnica, un senso alto e profondo. Dopo di lì, dall'alfabeto ai nuovi media, c'è una marea di tecniche in più. Il mio modo di smontare analiticamente quello che vedo fare ai politici, quando per ottenere i loro obiettivi, no? Parlano, stanno sui media o non ci stanno, media non vuol dire solo televisione e stampa, media vuol dire anche il territorio. No? È un ambiente di comunicazione questo nostro, questo è un medium, ok? Implica anche questo l'uso, questa relazione che stabiliamo tra di noi, l'uso di alcune tecniche di comunicazione da parte mia, e quando interverrete, quando dialogheremo reciprocamente, no? Quando io analizzo le tecniche di comunicazione dei leader politici e parlo di efficacia, lo faccio sempre, e di questo sono molto sicura, sono serena da questo punto di vista. Perché? Perché ho anni di esperienza e quindi sono sicura che lo faccio nel modo più neutro dal punto di vista della mia posizione politica. Per cui posso dire che Berlusconi è stato estremamente efficace, il che non implica che voto Berlusconi. Io posso dire che Berlusconi è stato estremamente inefficace, il che non implica che io sono un'anti-berlusconiana, cioè, quindi a quel punto, perché attenzione, è una cosa che per me è semplice, la sto spiegando, è chiaro, però immediatamente il fraintendimento scatta, sempre, automaticamente. E quindi è una premessa che mi sento di fare con voi, perché... E so anche che fra 10 minuti in voi
scatterà il sospetto che se io dico che qualcosa di positivo di Grillo sarà anche perché forse sono sotto sotto grillina, oppure se io poi dopo dico qualcosa di negativo sarà che sotto sotto sono contro, e se poi dico sia l'una che l'altra cosa sono una terribile indecisa o forse addirittura una qualunquista. Sto un po' scherzando, siete, però metto in caricatura una tendenza che capisco molto bene. La capisco perché? Perché io dal lato analista, dal lato mio che faccio questo lavoro e lo dico, lo scrivo spesso, un blog, queste cose le scrivo. Quindi perché dico che succede sempre? Perché arrivano i commenti. E se dovessi ogni volta seguire i commenti, io voterei, avrei nella mia vita votato tutti. Cioè, assolutamente tutti. Da Berlusconi a Fini a Vendola e a Grillo non ancora, ma sicuramente lo voterò. Adesso che si rende votabile, capite il punto? A livello nazionale, a livello regionale e comunale sicuramente lo darà. Ognuno ha, ecco, allora io oggi dirò alcune cose di Grillo e del suo movimento. Con questa premessa, ricordiamocela perché sono sicura che verrà fuori. Che, perché? Allora, dunque, che cosa succede su Grillo? Io ho studiato Grillo per diversi mesi perché mi è stato, il caso vuole, che mi sia stato assegnato, cioè mi hanno chiesto di fare un intervento, un saggio accademico, e allora a quel punto ho detto bene, che uscirà tra l'altro in marzo per una rivista di studi politologici e di comunicazione politica che si chiama Comunicazione Politica. E nel frattempo diciamo che il tema Grillo è diventato caldo, perché ho cominciato a questo punto studiarlo, no, dico ok, adesso mi cimento, ore e ore di discorsi di Grillo visti nei vari filmati di YouTube, insomma mi sono fatta una full immersion, e in questi mesi devo dire che ho capito molte cose che prima non avevo capito. Prima premessa, è vero quello che lui dice, che il l'immagine che abbiamo di Grillo del suo movimento e che ci proviene dai media tradizionali, cioè televisione e stampa, non ce lo fa capire. È così. A quel punto, perché io non l'avevo capito, non esattamente così, lo sospettavo perché, per esperienza, perché poi non è vero che non l'avessi mai preso in considerazione, cioè avevo, faccio questo, la comunicazione politica è un mio campo, quindi insomma, però vedere sistematicamente, in particolare io cosa ho fatto? Ho seguito passo passo il tour di Sicilia, cioè mi sono dopata, mi sono fatta delle flebo di tutti i comizi, no, non ero lì, ma ne li guardavo in rete e seguivo i post, eccetera. È lì che ho capito tante cose che prima non avevo capito, perché quello che viene filtrato effettivamente dalla televisione e dai giornali, quando lui dice che manipolano, che coprono, che mascherano, che travisano, eccetera, poi dopo è un discorso questo del travisare, di avere i media contro, che non fa solo lui, lo fa anche Berlusconi per esempio, no? Lo fate anche voi, e insomma un po' i media lo fanno questa cosa qui, va detto. I media, cosa sono i media? I media, quelli tradizionali, televisione e stampa, intendiamo quelli, perché poi i media, torno a dire, per me c'è un senso ampio, al punto tale che questo è un medium, questo è un ambiente di comunicazione, quindi ovvio che se dico i media non posso intenderlo in questo senso ampio, no? Diciamo che i media, quando dirò d'ora in poi i media, intendiamo televisione e stampa. È vero che televisione e stampa fanno questo lavoro di distorsione. Nel caso di, allora, rapporto, comincio da qui, rapporto con i media di Grillo. Allora, è vera questa cosa qui, però Grillo rispetto ai media è ambivalente, perché lui viene dalla televisione. Non è vero che lui, e arriviamo al rapporto con i nuovi media, questa cosa del Grillo tutta rete, anche questo è un travisare le cose, che non viene dai media questa volta, viene da lui. Perché Grillo, tutta rete, il blog di Grillo, è il primo, che già il blog di Grillo è da gennaio 2005, no? I blog esistono in Italia dai primi 2000, 2001, eccetera. Il mezzo blog è nato nel 1999, ok? I primi 2000 arrivano anche in Italia, non siamo neanche arrivati così tardi rispetto a quello che facciamo di solito. Perché? Perché sta storia della
perché è un po' come i telefonini, i cellulari, no? Si chiamavano telefonini, adesso è quasi desueto, si deve parlare di smartphone, un'altra cosa più complessa, però il telefonino è molto italiano, è sempre stupido stato italiano, non lo stato italiano, è diventato italiano, perché siamo chiacchierini, siamo socializzanti, è sempre stata l'eccezione, no? Il cellulare, in una realtà che ha fatto sempre fatica, quella italiana, a farsi digitale. Idem un po' con i blog. I blog tutto sommato hanno tardato solo un paio d'anni a prendere piede in Italia, e nel 2005, quando nasce quello di Grillo e che schizza subito ai primi 20 posti delle classifiche internazionali, attenzione, essendo qui in lingua italiana, beh, questa roba qui gli riesce, mica perché no, ti metti tu, mi metto io un blog dal 2008, beh, insomma, voglio dire, mi dà soddisfazioni fra i primi letti in Italia, però non arrivo a Grillo perché non vengo dalla TV. È inutile che ci raccontiamo delle balle. Da questo punto di vista, la prima balla la racconta lui. Cioè, lui è andato. Allora, perché? Allora, ricordiamo Grillo. Grillo era te la do io l'America, te la do io il Brasile. Queste trasmissioni che erano Rai, poi fece un momento a Mediaset. E poi ci fu la censura. La censura per una battuta su Craxi. Ok? Si parla, se non ricordo male, del 1986. Una cosa sì, sì. Esatto, adesso sono qua, mi sono portata, potrei sbagliare in un anno, ok? Per una battuta su Craxi. Allora, il famoso detto che si fa risalire a Oscar Wilde, che viene detto parlino bene o male purché parlino. Oscar Wilde non aveva esattamente detto così la frase, ma insomma di solito viene tradotta così purché si parli. È una legge fondamentale del modo in cui funziona i media. Quindi nel momento in cui un personaggio mediatico viene detto male, no? Viene censurato, i media ne parlano talmente male che lo estromettono, ed è un buon viatico per farne schizzare la fama, no? Questo succede sempre con tutti i... cioè la censura, no? L'estromissione è ambivalente, perché uno dice accidenti, lo mandi fuori, poi dopo c'ha dei guai, no? Da quel momento in poi solo nei teatri e nelle piazze. Sì, ma c'è un surplus di possibile fama, possibile essere al centro dell'attenzione, che si è saputo gestire, questo è il problema, non è sufficiente, no? Però una buona premessa, che se la sai gestire, diventa un piccolo patrimonio che ti può far salire nella credibilità, e lui ha saputo gestirlo. Cioè lui dalla fine anni 80 ha cominciato a fare solo spettacoli nei teatri, nei parasport, eccetera eccetera, da persona, da attore comico che aveva un pubblico televisivo vastissimo, faceva le gag a Sanremo, faceva audience, arrivava lui e faceva audience da capogiro, no? Sempre con quel suo modo contro, no? Era l'invettiva, era satira politica, ok? Allora, arrivo al rapporto con i media tradizionali, in particolar modo con la TV. Lui usa i nuovi media, apre il blog beppegrillo.it nel 2005, gennaio 2005, con l'aiuto di Gianroberto Casaleggio, e porta là dentro, mica, cioè non è uno di noi, è uno che c'ha dietro un sacco di roba, cioè la competenza sulla televisione, la fama televisiva e la capacità di tutti gli anni 90 di aver gestito l'estromissione della televisione portando spettacoli, e si è arricchito, è qualcosa che mi dice, grazie a voi in ogni piazza che va io sono diventato ricco, mi avete permesso di diventare ricco, potevo mollare tutto, starmene con la mia famiglia, anche questa è una cosa che abbiamo già sentito, lo dice anche Berlusconi, ma invece sono qui a dare l'anima per voi, ok? È vero, cioè lui è ricco e straricco come è diventato ricco con tutti gli spettacoli degli anni 90, che naturalmente erano a pagamento ed era una fama che a quel punto si era costruita su una capacità di gestire l'estromissione del mezzo televisivo. Lui arriva ai nuovi media con questa credibilità, con questa enorme, spessa aura, no? Che non è poco, e schizza subito in alto. Cosa fa poi dopo?
da dentro, cioè un qualcosa, allora da una provenienza pesantemente televisiva, lui sempre sistematicamente inveisce contro la televisione e contro i media tradizionali. Cioè, dice il vero quando sostiene che i media tradizionali travisano quello che lui fa e quello che il Movimento 5 Stelle fa. Il Movimento 5 Stelle, sempre pro memoria, nasce più tardi, qua, novembre 2009, ok? Quindi ci vuole un po', è un processo graduale. Dice il vero, ma lo diceva anche prima di fondare il Movimento 5 Stelle, quindi di spostarsi sempre di più verso la politica, no? Perché è un processo graduale. Dice il vero dicendo che i media a quel punto non lo capiscono più, non lo seguono più, lo travisano, lo oscurano, non capiscono fondamentalmente, non lo riescono a inquadrare questa roba qui. Dice il vero, ma è per primo lui ambivalente nella questione del rapporto con i media tradizionali, perché lui viene da lì e non potrebbe fare quello che fa adesso con i nuovi media, adesso, ma che fa dal 2005 con i nuovi media, se non avesse avuto quel vantaggio lì. Non solo, questa è una visione diacronica, storica, guardiamola nel contemporaneo, nel sincronico, no? Lui contro la televisione è sempre televisione, lui che non partecipa ai talk show, lui che non si fa intervistare se non in interviste mirate, molto selezionate, è quasi quotidianamente, adesso meno, ma a onde, vediamo, giovedì comincia quello che lui chiama lo tsunami tour. Tornerà in televisione, ha la capacità di entrare nei servizi dei telegiornali la notiziabilità. È perfetta, cioè lui è sempre nei TG, è sempre nella notizia, e c'è un talk show in cui lui è assente, ma puntualmente appare il suo faccione in sfondo, puntualmente appare una ripresa di qualcuno che vi fa vedere che cosa, eccetera, eccetera. Da queste riprese e da queste istantanee, da queste fotografie, certo, il ritaglio è parziale e travisante, ma non è vero che non sta in TV, ci sta e come, capite il punto? Quindi c'è un'ambivalenza, non si capisce Grillo dal punto di vista dell'analisi del modo in cui lui comunica se non si focalizza subito questa sua ambivalenza, se vogliamo è un paradosso, no, come dire, nego i media ma li uso, nego il mezzo in cui sono, in cui sto tutti i santi giorni, paradosso, una contraddizione. Possiamo vederla in termini di paradosso, possiamo chiamarla ambivalenza. È una cosa in cui lui casca? È una cosa malgrado suo? No, ne è perfettamente consapevole. Cioè ha una capacità strategica di gestione dei media, della televisione. Cioè lui come conosce la televisione? E vi assicuro che è io resto senza fiato. Perché nel momento in cui la capisci, capisci un sacco di dettagli. Non c'è nulla di lasciato al caso. Poi sbaglia anche lui, attenzione, purtroppo non sto facendo quella, no, no, è un essere umano, piscia fuori dal pitale anche lui ogni tanto. L'ultima di Casa Pound, secondo me, gli è venuta male, era stanco, era notte. C'ha sempre 64 anni, era un po' preso dalla botta di sonno e gli è venuta male. C'è una vicinanza, sì, ci sono dei collegamenti, ma ci sono dei collegamenti non nei contenuti, perché uno dice il paragone Berlusconi-Grillo, che viene fatto, che è banalizzante, certo che è banalizzante, però come tutte le banalizzazioni c'è un nucleo di verità. Qual è il nucleo di verità? La capacità di usare i media, punto. Per questo che io poi rivendico il mio sguardo, perché quando da quel punto di vista lì capisci un sacco di cose, capisci un sacco di qual è che hanno in comune, c'è una banalizzazione, no, politicamente sono distanti anni luce, non c'entra niente, ma cosa hanno in comune? Questo odore, quest'aria di famiglia, questo odore, no? Cioè, prima io stesso ho detto, lo dice qualcun altro, ma perché loro sanno usare molto bene la televisione, ognuno a modo suo. Capite che per riuscire ad avere questo rapporto di ambivalenza, del inveire tutti i santi giorni, perché sul suo blog tutti i santi giorni dice delle cose peggiori sui giornalisti televisivi e della carta stampata, eppure guadagnare la prima pagina e i servizi telegiornalistici principali tutti i santi giorni, bisogna essere molto capaci, bisogna sapere come funziona, li prende per il culo tutti i santi giorni, capite il punto? Ecco, partiamo, e questo è un po' il punto. Adesso non so se già questa cosa vi stimola, se no vado avanti, perché poi c'è il linguaggio, le parolacce, eccetera, eccetera, che insomma Grillo si contraddistingue perché dice cazzo culo, eccetera, eccetera. Mica poco, eh? Continuo? Mi fate fare il monologo.
Continuo. Comunque, se avete la domandina, arriviamo. E che cazzo culo? Figa non lo dice tanto. Il punto G. Esatto, il famoso punto G, arriveremo anche a quello, la questione della signorina, dico come dicono i politici quando sono, direbbe Berlusconi, la signorina Federica Sanz, che è un modo di essere gentile e sminuire. Lui dico, credo che direbbe, non ancora perlomeno. Allora, turpiloquio, dopo arriviamo al punto G, che non è una parolaccia il punto G, anzi delle due, no, fa bene. Turpiloquio, cosa? Allora, lui viene, che cos'è Grillo? È un attore comico, è un comico, si dice, viene detto un comico, guitto, buffone, giullare, cos'altro si dice? Questo lo dicono soprattutto quelli che lo vogliono denigrare. Tecnicamente lui è una cosa molto precisa, lui fa satira politica, ok? Lui viene dalla satira, fa satira politica. Problema, ha trasposto la satira politica, ha trasferito, ha traslocato la satira politica nella politica. Questo è, ci spiega, adesso arrivo fra un attimo, una serie di cose che lui fa, quando, guardate che io per prima, c'è un tuo momento in cui devo dire, ho capito, e poi ci spiega i suoi limiti, ok? Quindi io vi voglio far entrare in qualcosa, è un percorso che ho fatto anch'io nel momento in cui mi sono messa a studiare. Lui viene dalla satira politica. Il turpiloquio è una delle tecniche della satira politica. Da quando? Di pensate a Luttazzi, pensate... No, Aristofane. Cioè, da sempre. No? Dalla satira della Grecia antica, nell'antica Roma, da sempre. Era tutto... Allora, cos'è il turpiloquio, le parolacce? Ci sono due aree semantiche fondamentali. Le parole, fateci caso, trovatemi una contraddizione a questo principio elementare, non la trovate. Le due aree semantiche di cui si occupano le parolacce sono l'area genitale, sessuale, e l'area escrementizia, punto, no? Quindi le viscere, nel senso del sesso, in tutte le sue accezioni, e l'altra area è la cacca, è tutto lì, tutte le varianti. Allora, no, esatto, non bestemmia, credo. No, il turpiloquio è la parolaccia, la bestemmia è un'altra cosa, ok? Grillo non bestemmia. Mai sentito, se viene in mente un esempio, siccome tra l'altro è un logoroico, parla in continuazione, scrive in continuazione da anni, se mi è sfuggita qualche bestemmia di Grillo, ma non mi pare proprio, anche perché sarebbe, me la ricordo. Ecco, allora, arriviamo perché c'è il turpiloquio di Grillo e il turpiloquio dei politici. C'è una distinzione da fare. Allora, il turpiloquio di Grillo e il turpiloquio della satira politica. Che cosa? Ci sono due funzioni fondamentali nella satira in generale, ma in particolar modo nella satira politica. Nella satira in generale la funzione del turpiloquio è quella di far ridere. Perché? Allora, il riso è un argomento complicato, è stato studiato da Bergson, da Freud, da Pirandello, cioè far capire i meccanismi psicologici, culturali e sociali per cui si riesce a far ridere qualcuno è qualcosa che ha riempito tomi su tomi. I classici alla fine sono quelli che ho detto, Bergson, Pirandello, Freud, ci vanno abbastanza vicino, dicono cose diverse, ma un nucleo comune c'è ed è quello che abbastanza spesso il far ridere proviene dall'accostamento rapido e inaspettato fra un registro alto e uno basso, laddove alto può voler dire diverse cose, alto cioè un linguaggio ricercato, colto, no? Ma anche un parlare di temi seri e importanti. Basso vuol dire un linguaggio popolare, il dialetto, la parolaccia, e temi invece leggeri, quindi sono due, c'è cioè un aspetto di, potremmo dire in semiotica, no? Un piano dell'espressione, che poi non è mai solo il piano dell'espressione, ma insomma che parole usi, ricercate oppure popolari, dialettali, colloquiali di tutti i giorni, no? Alto, basso, ma c'è un tema di contenuto, alto, temi seri, la politica, i problemi economici, i sacrifici che si fanno ad arrivare fino al mese, e basso, leggero, entertainment, divertimento, qualcosa che, no, le vacanze, chi se ne frega, eccetera, eccetera. L'accostamento rapido e inaspettato fra questo alto e questo basso, 9 su 10 fa ridere.
Non è anche in questo caso deterministico quello che sto dicendo, perché non è che ti metti tutti, perché non basta questo, bisogna corredarlo dalla gestualità, con la gestualità, avere una bella cartola, cioè no, bisogna essere un attore, bisogna farlo col ritmo giusto, nel modo giusto, la pausa, capite? Quindi non è che se ti metti, perché alcuni sanno far ridere, altri no, perché tu lo stesso accostamento fra alto e basso, ma con ritmo sbagliato, tipico, chi sa raccontare la barzelletta e chi non la sa raccontare, è tutto lì. Allora lui combina, quindi il turpiloquio ha questa prima funzione, il turpiloquio siccome si occupa di organi genitali e di complesso escrementizio, capite che se lo infili in un discorso serio oppure in un discorso con parole ricercate è un buon ingrediente per far scattare il riso, accompagnando però questo alto basso con la gestualità, con la pausa giusta, con il ritmo, con il corpo giusto, con la faccia giusta, l'espressione della faccia, c'è tutto un corredo, capite? È un ingrediente necessario questo accostamento fra alto e basso che vi dicevo, ma non sufficiente, perché poi devi avere nella la comunicazione è sempre un sistema complesso, non è che tu prendi solo le frasi, no? Immaginate Monti che fa ridere così, no? Monti fa ridere con ironia, usa un'altra tecnica, ridere, sorridere di riso amaro e ridono in pochi. Monti poi dici, ma cosa c'è da ridere? E però tutti i giorni se la ridono fra di loro. È un'ironia editaria quella di Monti, quindi non è l'unico modo di far ridere, è un modo tipico della satira di far ridere. La satira, poi la satira politica aggiunge un pezzo in più. Seconda funzione del turpiloquio. Una tecnica fondamentale della satira politica, da Aristofane a Luttazzi, Grillo, Guzzanti, eccetera, eccetera, si chiama riduzione. Reduzio. Cioè, tu prendi il politico e lo riduci al suo corpo. Cioè, lo è il re nudo. Cioè, tu prendi il politico, l'uomo potente, no? Parli a chi potente non è, quindi normalmente si parla al popolo, alle masse. La satira politica si rivolge a quelli che subiscono il potere, no? Non si rivolge, non si fa satira di corte. La satira è rivolta a chi subisce il potere della corte. E deludi il re in questo senso, che tu denudi l'essere umano che ha potere, il politico nel nostro caso contemporaneo, lo denudi di che? Del suo ruolo. E come fai? Lo riduci a corpo, no? Due volte, perché questo accade con i nomignoli, lo fa Grillo, poi arriviamo agli altri politici, però nella satira, quindi non è turpiloquio, guardiamo i nomignoli di Grillo, ditemene qualcuno. Quindi, lo psiconano, perché riduce Berlusconi? Perché è questo, è la reduzio, perché ci sta dicendo che è basso, e psico indica che è un po' folle, pazzo, è da psicotico, no? È un nano, quindi ti dice che ha un problema, è una riduzione al corpo. Allora, prima vi stavo spiegando il turpiloquio, perché la riduzione non è soltanto al corpo, finisco il discorso sul turpiloquio. Il turpiloquio, vi ho detto, prima funzione è far ridere con l'alto basso che vi ho detto, seconda funzione riduzione, perché tu lo riduci al corpo e in più due volte a quelle parti del corpo che sono i genitali e la cacca. Capite che è riduzione? Quindi prendi il politico e dici, è uno che fa la cacca e caga come me, ok? Oppure uno che tromba, che fa, oppure non tromba, c'è la piccola, c'è la grande, tutte queste cose qua. Questo fa il turpiloquio. Allora, con i nomignoli, la componente di psiconano che riguarda la bassa statura è questo, la parte che riguarda la follia è un'altra parte di reduzio, che è mostrare che l'essere umano che ha potere lo denudiamo e mostriamo che fa cose strane, è pazzo, è vecchio, è strampalato, è un poveraccio, peggio di noi, capite? Quindi ha una riduzione al corpo inteso in senso lato. Col turpiloquio tu lo riduci a quelle parti del corpo che sono i genitali e il complesso escrementizio. Con la riduzione più ampiamente intesa puoi anche fare riferimento alla follia, alla vecchiaia, ai comportamenti strampalati, a comportamenti ripetitivi automatici, che sono tecniche ricorrenti queste cose qui. Topo Gigio, chi è per Grillo? Veltroni. Perché?
perché dopo Gigio ha queste orecchie tonde che ricordano questa faccia un po' tonda, questi occhiali, no? Dopo Gigio, quindi anche qui riduzione al corpo. Monti, come lo chiama? Rigor Montis, no? Fa riferimento ad una freddezza che Monti ha, perché Monti è terribilmente freddo quando parla, ok? Poi Fornero l'ha chiamata Frignero, inchiodata a che cosa? Al momento in cui ha pianto. Quindi capite che l'essere umano, il politico viene spogliato, cioè il politico viene spogliato del potere, viene spogliato dell'anima, viene spogliato di tutte le componenti che fanno di un essere umano degno di essere questo nome, e si riduce a una schifezza, ok? Ora capite in quei, quindi il turpiloquio di Grillo è esattamente il turpiloquio della satira politica, con i problemi del turpiloquio della satira politica, che ha già come satira politica, perché non mi si può dire che, cioè, la satira politica, in nome della quale ovviamente si fanno, no, si invoca la non censura, perché la censura non va bene, eccetera, però, e sono d'accordo ovviamente, però questo non implica dire che tutto quello che la satira politica fa sia buono, bello e giusto, perché la satira politica ha fatto nella storia umana e fa delle gran porcate anche, no? Perché quando si dice che scade nel cattivo gusto, l'esagerazione, eccetera, eccetera, ci sono, nel senso che ci sono dei limiti che a volte l'abbiamo visto quando? Con l'Islam. La messa alla berlina di Maometto, che produce effetti sanguinari, che fa uccidere persone, viene difesa come satira politica. La tecnica è sempre quella: prendi Maometto, che per molti è sacro, e lo riduce a corpo, lo fai vedere che tromba, che questo, che quell'altro. La gente si ammazza per questo. È legittimo farlo? Secondo me no. Ok? Perché, allora, se voi mi seguite in questo ragionamento, il limite della riduzione tipica della satira, che è liberatoria nei confronti di chi è dominato dagli uomini che si mettono in satira, perché capite che se l'autore satirico vi propone questo schifo, questa denudazione schifosa dell'uomo di potere, la gente gode, perché dice: ah, mi toglie tutto quello che mi deve togliere, non arrivo alla fine del mese, sto morendo di fame, non so come fare, come nutrire i miei figli. Però c'è lui che mi fa vedere che il politico è schifoso, caga, piscia e ce l'ha piccolo, rido, vado a casa e mi sono sfogato. Questo è il meccanismo. Questo nella satira politica. Anche all'interno della satira politica c'è, come dire, la satira politica più elevata è quella che poi un po' piscia fuori dal vitale. E faccio l'esempio della cosiddetta satira su Maometto, perché sappiamo le conseguenze che porta, che si è permesso questa satira persino Calderoli, che non è un autore satirico, è un politico. E arriviamo al trasferimento di Grillo, cioè trasferisce le tecniche della satira politica, le ha trasferite nella politica, ok? Bene, non è l'unico che dice parolacce in politica, è vero, parolacce l'avete tutti, l'avete però. Prego, ecco, Bossi è quello che lo fa più sistematicamente. Arrivo fra un secondo a Bossi. Partiamo da quelli che lo fanno sporadicamente. Mi vengono in mente usi sporadici del turpiloquio: Fini, che tutto sempre così azzimato, quando andò, cos'è, 3 anni fa, in quella scuola, davanti ai ragazzini, disse: il razzista, se qualcuno è razzista, è uno stronzo. Sì. Feci bene a dirlo, era un modo di, cioè il turpiloquio non è che la parola, no, cioè ha una funzione, non è che avercela contro il turpiloquio, dipende, le parole possono essere usate tutte, dipende dagli obiettivi e da chi. Di fronte ai ragazzini di scuola, per spiegare quanto poteva essere lui contrario al razzismo e quanto anche loro, dove, cosa fa? Usa una parola che i ragazzini usano correttamente, dice: i razzisti sono stronzi. Li fa ridere, perché ridono? Perché il presidente della Camera, un'alta carica istituzionale, va in una scuola, parla tutto forbito, a un certo punto dice: i razzisti sono dei grastonzi, ridi per quell'alto basso che vi dicevo. E nello stesso tempo ti metti in sintonia per un buon fine, in questo caso possiamo condividerlo tutti, perché contro il razzismo, vabbè, non lo firma, mettendoti
in sintonia per un buon fine con il linguaggio dei ragazzini. Buono! Ok? Quindi capite che l'ha usato anche il presidente della Camera. Altro esempio, Bersani, che a un certo punto, quando parlò della riforma della Gelmini della scuola, disse: la Gelmini, perché i nostri insegnanti si fanno tutti i giorni, non ha detto si fanno il culo perché non era quelli il turpiloquio, fanno fatica tutti i giorni, e poi arriva la Gelmini che gli rompe i coglioni. Ok? Naturalmente era il contesto giusto e tutti era liberatorio, perché poi Bersani non è uno che spesso fa così, perché poi si è tutto orientato sul pettinare le bambole per sintonizzarsi con ridete, perché pensava alla satira di Corsa, vedete? Per sintonizzarsi con il linguaggio, no, di tutti, è andato su un'altra strada, che è quella del detto popolare, eccetera, eccetera. Però qualche parolaccia l'ha usata anche lui. In quel caso lì aveva fatto bene, si era sintonizzato, era un discorso in un'assemblea del PD, se non ricordo male, no, non ricordo bene che tipo di assemblea, ma insomma era interno al PD, quindi tutti, ovvio, giusto? Purtroppo ripreso dai media, tirato fuori da lì, era di fastidio gusto, perché appunto non ha funzionato, è stato un boomerang, perché detto nei confronti di una donna, in un momento in cui c'era tutto il discorso, che era poi quello del 2011, del se non ora quando, e di tutti gli scandali sessuali di Berlusconi, e di donne, povere donne, che era tutto contro le donne, ci si mette anche Bersani a dire che la Gelmini, che è una donna, qui aveva sbagliato, perché non puoi dire alla Gelmini, la quale si trovava a Palermo e naturalmente gli ha portato in un vassoio, una risposta da signora, non prende neanche in considerazione uno che si esprime in questo modo, e ha vinto lei 1-0. Capite il punto? Quindi il turpiloquio è entrato in politica. La funzione del turpiloquio, quella sporadica della politico che ogni tanto dice la parolaccia, a seconda dei casi, perché lo fa? Per sintonizzarsi col linguaggio comune di tutti. Vuol dire: io parlo come te, ok? Bossi invece, dalla nascita della Lega, fa un po' come Grillo. Ok, ma quant'è che lo fa Bossi, non solo Bossi, tutti i suoi? Lo fa nei comizi. Quando poi va nell'intervista o nel talk show, si riducono le famose due facce dei leghisti, no? Per cui quando parlano a Radio Padania sono in una maniera, quando parlano in piazza sono in una maniera, quando vanno da Bruno Vespa o vanno nel talk show, vengono intervistati, si contengono, diventano sporadici, come fini, come... Allora, l'uso del turpiloquio nella politica, che non è quella di Grillo, è: mi sintonizzo con il linguaggio di tutti. La Lega è quella che più di tutti lo fa in piazza, nel comizio, inveisce, ed è simile a Grillo. Però Grillo fa ridere, Bossi no. Capite il punto? Il tasso di aggressività del turpiloquio della Lega, se dovessi dare un voto da 0 a 100, 100 quello della Lega, quello di Grillo è pacifico, ridono. E ridono, cioè, se tu, dico, mi sono guardata ore, se tu guardi le piazze che ascoltano Grillo, ma sono una cosa, cioè, vedi, cioè, non c'è niente di aggressivo. Perché? Allora, si chiama effetto catartico, la funzione catartica dello spettacolo. Quello è antica Grecia, lui è Aristofane. Se vi leggete cosa faceva Aristofane, era questo, ok? Solo che lui poi ha fondato un movimento. La gente ride e va a casa che si è sfogata, è la funzione, cioè la funzione catartica, l'ha detta Aristotele, che è quella roba per cui tu vedi, non è solo sull'aggressività verbale, ma è anche la tragedia, cioè l'ammazzamento, tu sfoghi in scena, è quel motivo per cui i videogiochi non inducono i bambini a uccidere, perché se sono fatti in maniera tale che non arriva un disturbo psicologico grave per cui non distingui più la finzione dalla realtà. Ma se c'è un frame che inquadra la finzione, se c'è un palcoscenico chiaro, se c'è una marca di finzione chiara, scatta la funzione catartica, no? Che è quella dei film horror, per cui c'è la finzione, sei lì che godi ad avere una paura terribile a vedere l'assassino. È la stessa roba nel caso di Grillo: la funzione catartica è l'aggressività verbale, la denudazione del re, il ridurlo a escrementi e a pisello piccolo
perché ti sfoghi e vai a casa, quindi è pacificizzante perché ti svuoti completamente, volendo anche uno potrebbe dire in questa maniera con Tony, perché è vero. Quindi anche qui quella cosa che lui dice, non hanno capito che se non ci fossimo noi avremmo una seconda alba dorata, cioè del vero, perché davvero se guardi le piazze di Grillo sono famiglie, fidanzati che si sbaggiucchiano tendenzialmente, poi avendo le viste diverse ore tu vedi sempre, e poi c'è sempre la, sono riprese non dallo staff, sono spesso riprese dalla gente così in piazza eccetera, e quindi vedi che dopo che hai riso i fidanzati si baciano, i bambini, è sempre così, ma perché umano è così, cioè ti senti più che sei più vicino, c'è qualcuno che ti capisce, ti senti confortato, ridi e dai un bacio alla morosa. Succede sistematicamente, ok? Allora, queste sono le tecniche. Problema, a questo punto io vi ho spiegato un po' gli attrezzi, no, che lui usa. Problema, li ha trasferiti in politica. Problema, vengono ritagliati dai media. Certo, i media cosa fanno? Ci ritagliano sempre le facce di Grillo più incazzate. Cosa fanno? Ritagliano la parolaccia, sempre, ovvio. E qui c'è il problema, e qui c'è il limite, no? Che possiamo sintetizzare nella famosa frase, no? Della guardare, indicare col dito la luna e i media, anziché guardare la luna, che, perché Grillo ha i suoi limiti, però ti indica la luna. I problemi che indica sono, madonna, cioè, perché nessuno li prende sul serio? Il suo famoso programma che c'è, perché nessuno si prende la briga di criticare quelli, ce l'hai con Grillo, criticalo, no? A parte che nessuno si prende la briga di criticare sul serio il programma di nessuno, sotto sotto, ma quello di Grillo men che meno, perché? Lui, quel programma lì, fra l'altro sono 10 punti, sono ambiziosissimi, sono visionari, cioè lui vorrebbe veramente, da questo punto di vista è un visionario pazzesco, pazzesco, lui usa sempre questo aggettivo, e un po' c'è. Poi alcuni punti sono sviluppati bene, altri punti sono un po' così. Ma perché nessuno se la prende mai sul serio e dice ma perché non facciamo discutere? Tranne quelli che sono dentro lì, che poi lo fanno con i loro mezzi, perché se, come dice lui, il geometra del secondo piano vuole risolvere i problemi del riscaldamento globale, la probabilità che ci riesca di qui ai prossimi 10 anni non è altissima. C'è questo problema, no? Il famoso uomo comune, l'uomo della strada, che tutti possono far tutto, questo è un problema. Cioè, cacchio, no? Tu daresti al geometra del secondo piano le chiavi per risolvere il sistema educativo in Italia? Allora c'è una battuta che fa spesso Grillo. Meglio un salto nel buio con questi, e presenta sempre, no, quelli delle sue liste che tu vedi, delle facce da te. È vero che sono, cioè, facce come le nostre, così, no? Di gente che in buona fede ce la mette tutta, che dice meglio un salto nel buio con questi, e li indica, perché se li porta sempre sul palco, che un suicidio assistito con quelli che già sono lì, perché dice con gli altri la morte è sicura. Meglio tentare un salto nel buio, no? Il rischio che il geometra, la probabilità che il geometra del secondo piano mi risolve i problemi dell'inquinamento e del riscaldamento globale è bassissima, ma siamo sicuri che quelli che siedono in Parlamento non lo faranno mai, quindi dice gettiamo il dado, quella è la sua, perché lo ripete, perché questa è una cosa che ripete sempre. Torniamo alla tecnica. Dito, indica la luna, indica problemi enormi, globali, spesso veramente scollegati dalla realtà nazionale, su cui non lui per primo, e poi siccome, come dicevo prima Paolo, non fa staff, non ce l'ha la gente competente che ciascuno di quei problemi enormi che lui indica nei 10 punti del programma possa davvero risolvere. Quindi è questo il problema serio di Grillo, capite il punto? Indica questi grandi problemi con un dito e tutti guardano il dito. Il dito qual è? Quello del modo in cui li indica, come usa lui i media e le tecniche che usa per parlare di questi problemi enormi, che sono quelle della satira politica. Problema, ecco perché sono partita dal turpiloquio, qui finisco, poi vi lascio, vorrei appunto rendere interattiva, se no mi fate fare la prof, che manco a lezione, sono troppo monologica e ho dei miei studenti lo sanno. Problema, su sto dito, e allora uso la metà, c'è una metafora, quella del dito e della luna, lui ci ha messo sopra un pezzo di cacca. Cioè, se tu prendi indichi la luna, e allora si dice lo stupido, quello mi indica la luna e lo stupido guarda il dito. Ok, è per dire che lui è stupido, ma se tu c'hai un escremento sul dito, c'ha ragione lui a guardare il dito, dici, che schifo, no?
Lui ci ha messo, perché dico la cacca, perché il tuo colloquio è sul sistema genitale oppure quello escrementizio. Lui ci ha messo un pezzo di cacca, forza che guardano. Questo è il suo limite. Cioè, il modo in cui comunica, che è la sua forza, è anche il suo limite. È quello che non fa prendere sul serio agli avversari, ma attenzione, c'è un problema dentro il movimento. Perché se voi vi studiate il blog, il famoso blog di Grillo, che è un non blog da un sacco di tempo, provate a commentare là dentro, provate a seguire migliaia di commenti per un post, dove prevale l'invettiva, il turpiloquio. Quanti di quei signori capiscono quello che stanno, no? Si sfogano tutti, questo è il problema, perché prendono, battono il dito con la cacca e si prendono anche loro, prendono il turpiloquio, solo quello, ma non sono degli autori satirici, non fanno ridere, si stanno solo sfogando. E la probabilità che lì in mezzo ci sia qualcuno che c'è, ma non è, è un prenderci. Ecco perché secondo me Grillo, nel momento in cui si è messo in un orizzonte nazionale, come gli è, e nel momento in cui ha visto una crescita che dei sondaggi dopo il Tour di Sicilia, se sali, hanno cominciato a dare al 20%, si è preso una bella paura e ha cominciato a dire, aspetta bene, dal mio punto di vista è strategico, e arriviamo al punto G, e arriviamo alla Federica Salsi, a Giovanni Fabia. Quando ha fatto l'uscita dicendo fuori dal movimento, e l'ha detto in quella maniera brutta che l'ha detto, dice un errore, secondo me non è un errore, lui l'ha voluto. Perché non è un errore? Ricordate cosa vi ho detto dall'inizio? Errore, non è errore a seconda degli obiettivi. Cioè, se tu vuoi, come io credo che lui a un certo punto abbia voluto, e tuttora, ridurre un po' tutto sto seguito, abbassare l'onda, lui l'ha fatto, lui, perché l'ho visto, ho visto i video dopo che la vittoria, il primo partito, che poi non è un partito, attenzione a nominarlo partito, non è un partito, è un movimento, non vuole schiavi partito e contro i partiti. Quindi il primo, la prima entità politica in Sicilia, no? Si è spaventato, vero, ma era molto sofferto nei video con cui ha commentato l'esito strepitoso siciliano, no? E a un certo punto, nel mettersi in un orizzonte nazionale, ha detto, oh, cazzo, e adesso che facciamo? Perché lui lo vede con chi ha a che fare. Cioè, lui lo vede che è il geometra, l'insegnante. Dice, questi hanno danni parlamento. Per cui, secondo me, lui e Casaleggio, perché poi davvero sono soli. Tra l'altro, vi suggerisco di leggere un libro che io ho trovato, c'è un bravo giornalista che del Fatto Quotidiano, che non conoscevo, non l'ho mai incontrato fisicamente, si chiama Andrea Scanzi, e che ha scritto un libro che si chiama Te lo do io, Grillo, che ha scritto qualche anno fa e aggiornato adesso, è una delle analisi più, è un giornalista, quindi non è un accademico, non è un'analisi, sbaglio la parola, però è un'inchiesta densa di esempi insomma, reportage è una parola desueta, insomma, riporta di tutta una incontri, testimonianze, interviste a Grillo, cioè è entrato dentro ed è una delle indagini, delle inchieste più serene, obiettive, molto critiche anche, no? Perché ci sono momenti anche critiche quando c'è da criticare, ma senza i pregiudizi che io abbia letto, ok? Naturalmente passa per essere un grillino, che non è vero, per quel meccanismo che vi dicevo prima, per cui semplicemente perché non cominci a dire populista e demagogico, perché qual è la vulgata di Beppe Grillo, populista e demagogico e qua e là, eccetera eccetera. Dunque, nel momento in cui arriva in una prospettiva nazionale, ha cercato di abbassare l'attenzione, perché lui si è detto, comunque il numero di parlamentari che mi arrivano, che io guadagnerò, saranno tanti. Perché tutto quel casino delle parlamentari? Ma l'avete visto i video che si presentarono alle parlamentari? Cioè, era una roba e su cui è stato deriso, eccetera. Ma perché è la famosa faccenda, e questo è un altro limite, la gente comune. Ma io dico, io sto in un fantastico condominio, che adoro perché non si litiga mai neanche nelle assemblee condominiali, e finiscono tutte con i cantuccini e il vino, per dire, no? E le raviole, la signora del quinto piano porta le raviole, quindi capite, il mio condominio è veramente un'eccezione, quando lo racconto dici ma è stranissimo, famici vedi. Quindi è un fantastico condominio, ma io non darei mai all'assicuratore dal piano di sopra la soluzione dei problemi della mia università.
un po' del Movimento 5 Stelle c'è questo, cioè prendi l'assicuratore, il geometra, l'insegnante di scuola e non gli dai neanche all'insegnante di scuola i problemi della scuola, c'è il caso che si occupi di ambiente. Cioè, e questa è la cosa allucinante. Allora, magari sì, ci mette lì, studio, ma cacchio, se dovessi occuparmi del riscaldamento globale, che lo studio da una vita, sarei nella merda più totale, direi non ce la farò mai, datemi 10 anni di studio, capite? Allora, non è per vagheggiare la tecnocrazia, però un filo di compere, cioè lì, ecco, allora, in più lì, siccome è veramente chiunque, c'erano tutte queste autopresentazioni in video su YouTube che erano raccapriccianti, c'erano alcuni, erano, quindi io mi immagino Grillo, sua moglie e Casaleggio, perché pare si incontrino davvero così, si è messo così, ed è il suo limite, perché sta da solo, pensa di risolvere tutto lui, c'era solo lui, capite? È un po' questo il problema. E si mettono lì e dici, cazzo, ma li ha guardati uno per uno e ha detto, ma capite? Cioè, se io prendo 100 parlamentari, io non ce li ho 100 da mandare lì. Quindi se sono un po' di meno, meglio. Faccia anche siano 60-70, che già sono molti. Cioè, trovare 60-70 decenti in questi, perché questo è il problema. E quindi la sparata, e quindi le accuse di autoritarismo. Detto questo, mentre l'ultima, quella su Casa Pound, mi è sembrato più, perché una volta sbaglio, perché lui è sempre molto acceso, no? Quindi delle volte si lascia un po' prendere. Mentre c'era una precisa volontà di riaccendere l'attenzione dei media per questa storia, cioè lui la storia dei simboli falsi l'ha fatto per far casino e tornare, no? Alla notiziabilità. Però la roba su Casa Pound, infatti poi ha ritrattato completamente, c'entra niente lui col fascismo. Voleva dire, io sono oltre, se guardate il filmato per intero, lui cosa voleva dire? Voleva dire chi se ne frega delle vecchie opposizioni, chi se ne frega di destra e sinistra, già sentite anche questa, lo dice Monti, chi se ne frega di destra e sinistra, stavolta non lo dice Berlusconi, lo dice Monti, cagata, destra e sinistra esistono in tutti i paesi, esistono anche in Italia, è una stronzata totale. Lui lo dice in un senso di rompiamo i vecchi steccati, lui vuole è visionare in questo, vorrebbe... Sarà una, cioè a seconda del numero dei parlamentari che riuscirà a ottenere lì, secondo me saranno comunque molti, perché aspettiamo che cominci lo tsunami tour, a meno che non abbia progettato di ridurli, saranno comunque molti, anche fossero 50, sono molti, romperanno le scatole, dice apriamo il Parlamento come una scatoletta di tonno, cioè renderlo trasparente, le telecamere, queste cose qua, telecamere ci sono già, ma insomma dipende da come le orienti, questo è un po'... il punto, ecco, con questo fatto poi ci sono altre cose da dire, ma a voi questo posso bene fare... o male? Cioè quei 60-70 parlamentari portare a Grillo probabilmente in Parlamento sarà un bene o male? Bene, secondo me, anche secondo me. Per la polifonia più varietà c'è e perché sono davvero diversi. Posso dire una cosa che mi ha spaventato di Grillo? Sì, a me ha spaventato un po' Grillo quando ha definito il suo movimento ecumenico. Mi ha ricordato molto l'unto del Signore, il nostro fenomenico, penso di tutti. C'eri dall'inizio? No, sì. Magari non so se ce ne sono altri interventi, così ne raccolgo giusto un paio. Ma se invece facessimo botta e risposta mi viene meglio, perché sennò mi discordo. Facciamo botta e risposta, è più dialogo e botta e risposta. Così rispondo a lui, ma non la faccio lunga, rispondo breve e poi passiamo subito alla domanda. C'eri dall'inizio o ti sei perso un pezzo? No. C'eri dall'inizio. Le somiglianze fra Grillo e Berlusconi, allora ripeto, sono dell'uso della grande capacità di usare i mezzi tradizionali, stampa e televisione. Poi dopo c'è un elemento di centralità, chiamiamolo in senso anche così, c'è del narcisismo in entrambi i casi, ok? C'è l'idea del faccio tutto io, ce l'ha anche Grillo ed è il suo limite, che lui pensi di essere l'unto del Signore, che lui sia autoritario, non lo credo, lui studiando quello, poi non lo conosco, però per quel che insomma un po' di esperienza ce l'ho, no, penso che lui sia fondamentalmente un empatico, cioè lui dice io riesco a, voglio fare delle cose, ha una presunzione di sapere più di quello che sa, ecco questo sì, ma che lui lo voglia fare perché gode nel comandare, no, credo che non gli freghi niente. L'unto del Signore è una battuta che gli hanno fatto anche, se andate a vedere il filmato in cui lui dice Casa Pound, a un certo punto un giornalista gli dice ma questa cosa dice perché Casaleggio ha detto la rete sono come i 12 apostoli, no?
perché ha fatto, perché quindi tu sei Gesù Cristo, c'è questa storia. Il film di Casaleggio, messo... Ma quello è un altro pazzo. Quello è un altro pazzo, sì. Però Grillo non ha quel tipo di. Cioè, a Grillo Casaleggio serve perché Casaleggio è un mago della rete, questo è vero. Cioè, quindi quella roba lì. Ma conoscete un informatico che sta in rete tutto il giorno che non sia un po' strano? Io no. C'è qualche informatico, sono tutti un po', no? E Casaleggio, cioè quel video lì. Allora, l'unto del Signore, a un certo punto il giornalista gli dice questo, quindi se i 12 apostoli per faccia rifare. E allora Grillo dice, cercando di rimettere Casaleggio, dice, non ha detto così, ha detto che all'epoca in cui non c'era la rete, i 12 apostoli erano i primi nodi di un veicolo di tam-tam, i primi nodi di una rete fatta di persone che si facevano il passaparola. Questo ha detto, vuol dire che io sono Gesù Cristo? E l'ha preso, lo guarda e fa, dai che sono Gesù Cristo, sì, allora mi vuoi come Gesù Cristo? Dai che ti benedico, vieni qua. E l'ha preso un po' per il culo. Ma cosa sono? Ma mi guardate in faccia, sono Gesù Cristo, gli dice così. E questo lo sa dire molto meglio lui di me. Lo fa perché in realtà lui si sente Gesù Cristo e ti vuol far credere che non lo è? No, cioè è un effetto del suo modo. Lui è un attore, cioè è un acceso pazzesco, un attore che fa ridere, è Voltaire al centro della scena. Problema, la scena non è più quella di un teatro, ma è una scena politica. In questo senso c'è un centralismo narcisistico sulla sua persona che somiglia a quello di Berlusconi, ma capisci che è una scena, è una rappresentazione. Poi dopo Berlusconi è diverso, cioè, capito, c'è tutta un'altra storia dietro. Sì. Fino a un po' di tempo fa sentiva un discorso che adesso è completamente passato di moda, del vecchio nodo del democrazia diretta sì, ma solo sotto di me. Perché stupisce, non è tanto che lui abbia abbandonato. Ah, c'ho voce grossa. Perché stiamo registrando. Perché registriamo. Ah, okay. Il problema non è tanto che lui abbia abbandonato la cosa quando si è avvicinato un minimo al potere, quello era prevedibile, quanto il fatto che i suoi stessi, diciamo, seguaci si sembrano essersi dimenticati completamente dell'argomento. Ti seguo fino a un certo punto, si sono dimenticati dell'argomento della democrazia diretta. Sì, cioè no. Si è creato un vecchio, cioè si era creato una scollatura per cui sembrava che lui dicesse democrazia diretta sì, ma solo sotto la mia guida. Adesso non se ne parla più assolutamente. Della sua guida o della democrazia diretta non si parla più? Della democrazia diretta, la sua guida è rimasta. Ti correggo, la democrazia diretta continua, è il suo feticcio, non sa risolverla, non ha studiato, cioè la democrazia, ci sono pacchi di libri sui tentativi di democrazia diretta, e lui dal punto di vista, ecco, anche l'uso dei media, dei nuovi media, ha perso una grande occasione, che era quella di sperimentare delle piattaforme di partecipazione e di voto online.